Allora, noi siamo i ragazzi del Mestra Club, che è un progetto che è nato poco meno di un anno fa. E, vabbè, ci occupiamo di quello che si occupa una club in genere, quindi tecnologia e aspetti sociopolitici, diciamo, della tecnologia. E siamo qui riuniti per presentarvi il progetto RAIX, che è una distribuzione Linux. Che gira su una virtual machine e serve per mandare mail crittate, cioè per avere un modo per mandare mail crittate il più facilmente possibile. E per questo progetto ci siamo basati sulla distro Parabola, che è un derivato di Arch, solo software libero, tutta la chiavetta gira solo su software libero. E si tratta fondamentalmente di questa distro, Thunderbird e Enigmail. Thunderbird come client di posta ci faceva comodo per la storia dei plugin, e uno dei plugin che abbiamo utilizzato appunto è Enigmail, che serve per dare un'interfaccia semplificata all'uso di GPG. Sì, per ora il progetto è ancora un po', come dire, in alto mare. Adesso facciamo una demo veloce di cosa abbiamo fatto finora. Sì, scusa. E vabbè. Adesso facciamo il boot, che insomma penso abbiate già visto più volte. Sì, abbiamo fatto in modo che non fosse neanche necessario fare un login. Adesso dovrebbe partire la grafica. Eccola qui. Abbiamo messo Fluxbox per rendere il tutto più semplice e qua parte direttamente Thunderbird con la configurazione di un account email. Adesso siamo senza connessione, quindi possiamo anche provare, ma è quello che è. Senza connessione, quindi la cosa importante è OpenPGP. Se si degna di partire. Sembra che stia partendo. Come dicevo, è ancora in fase di. Come? Fluxbox. Abbiamo usato Fluxbox appunto perché è leggero, non ci sono icone o robe che distraggono dal compito principale che uno clicca, ah, cos'è sta cosa? Basta, perso. Perché questa in realtà nell'idea finale sarebbe mirata non tanto agli smanettoni che suppongo sappiano già fare queste cose, quanto a utenti un pochino meno pratici, che possono così avere la pappa pronta, per così dire, avere già tutto un sistema configurato dove si tratta solo di inserire i propri dati, il proprio account email, generare le chiavi GPG che adesso stavamo provando a fare, ma a quanto pare ci ha dato picche. No, niente, si è proprio bloccato IceDAV, proviamo a farlo ripartire. Sulla tastiera americana. Va bene, nel frattempo vi racconto una barzelletta. Vediamo se gli dei sono favorevoli adesso. Raccontami quelle delle
No, gli dei non sono favorevoli, dovremmo risolvere questo problema. Va bene, allora il senso di tutto ciò era che noi metteremo queste belle immagini Virtual Box a disposizione o su SourceForge o dove ci capita. E... SourceForge. Vabbè, dopo metteremo un link. E insomma, chi vuole darci un'occhiata, provarlo, farci sapere, una minchiata, è una bella idea, bisogna risolvere problemi. E magari vi diamo due o tre indirizzi, tipo un indirizzo del sito che è mestraclub.org, col mestre scritto col 3, proprio da Fighetti, e lì c'è il link alla pagina progetti, che è un wiki dove potete trovare informazioni su Raix. Buongiorno. E sì, vabbè, in realtà la presentazione è finita, quindi se Mattia vuole dire due parole sulla club intanto. No, dire qualcosa sulla portabilità del... Beh, dilla tu. Perché non tu? Perché io non so di cosa stai parlando, vai. Va bene, per quanto riguarda il Mestra Club, che dire, appunto, è nato meno di un anno fa, è venuto fuori Clef qui presente con l'idea... Un venerdì sera ci ha preso, diciamo, nel momento più sbagliato, ci ha detto: ma volete fare una club il venerdì sera? Noi abbiamo risposto in due o tre sbandati sì, e alla fine così è nato il progetto più o meno. Da lì principalmente ci siamo buttati all'inizio su hardware, tanto hardware, ci siamo presi molti pezzi di scarto provenienti da un discarica principalmente, ci siamo fatti dei computerini così che abbiamo anche donato un po' in giro, tanto per farci conoscere e fare anche qualche opera di bene ogni tanto. Da lì abbiamo cominciato a... Oddio. Ci siamo chiesti quali erano le nostre esigenze, cosa volevamo effettivamente dalla vita, da questa club, e sono cominciati i primi progetti. Abbiamo appena fatto il sito che potete visitare su www.maestraclub.org, appunto, abbiamo fatto il wiki, abbiamo fatto il blog, l'abbiamo fatto giusto l'altro giorno, quindi siamo molto, come dire, coming soon. Per il resto, altro da dire. La portabilità. Siamo disponibili su Facebook? No, ti prego, non diciamo la voce alta. Non ci siamo su Facebook, sono degli altri, se li trovate non siamo noi. E... Per quanto riguarda Raix, diciamo, è stato creato soprattutto per essere portabile, anche se Clef effettivamente non ve l'ha accennato all'inizio. La cosa che noi volevamo era farlo girare direttamente su chiavetta, in modo che una persona che magari non se ne intende tanto di crittografia, queste cose qua, comunque possa tranquillamente prendere la sua chiavetta con Raix, allacciarsi a qualsiasi computer e attraverso l'avvio di questa distro riuscire comodamente a mandare le sue mail e agire in tutta sicurezza. Senza dati che si registrano sull'hard disk e altre possibili. Ovviamente, vabbè, ogni sistema ha le sue falle, però cerchiamo di avere il minimo, diciamo. Ti ripasso la parola, vuoi dire qualcosa? Sì. Si è impiantato. Vedi. Cosa ho fatto? Io gli ho dato continue qua. Ah no, quella non era per... Quella era per l'account email, non era per generare la chiave. Adesso provo a vedere se... Senti, ma spengi il computer. Ma che spengi? È proprio Raix che funziona da culo. Ah, eccolo qua, allora. Ta-ta-ra-ta. Ah no, non abbiamo installato GPG. Ah no, bisogna configurare GPG. Questa è un'altra delle cose che dobbiamo fare a breve. Voglio raccontare barzellette, volevo solo te il micro. Va, li faccio l'altra. Wow. Se vuoi spiegare intanto i problemi che abbiamo avuto con questo progetto. Sì, per esempio il fatto che non parta un cazzo. Vabbè, perdonateci, dai, è in fase di sviluppo, quindi... La verità è che siamo un branco di cialtroni, no? Allora... Non è vero, tu sei un cialtrone. No, vabbè, adesso a parte chiavi GPG e insomma cose che chiunque ha... Chiunque
abbia un minimo di familiarità con GPG, suppongo con... Ah, ecco qua, ok, adesso a questo punto noi possiamo creare una scheda. No, sbagliato. Con un simpatico wizard ci chiede se vogliamo firmare tutte le nostre email, noi siccome siamo paranoici diciamo di sì, e abbiamo un sacco di contatti che hanno chiavi pubbliche, quindi sì. No, ok. E qua ci creiamo la nostra bella coppia di chiavi. Sì, bisognerebbe dargli un account che vedo se lo fa lo stesso. Certamente, amore. Pirla io che scelgo password di merda. No, ASDF. Ok. 5, sì, avremmo potuto settare un po' di opzioni, ma per stringere non l'abbiamo fatto. Queste sono le caratteristiche della chiave che verrà creata, e se siamo fortunati, adesso c'è da generare entropia. Vabbè, facciamo finta che l'abbia generata, perché non so se la... Vabbè, a questo punto. No, vabbè, bisogna creare un account. Qual è il problema? Solo una prova. Tanto non funzionerà una sega. Vabbè, al momento siamo senza connessione, avremmo potuto fare di meglio, vabbè. Sì, adesso uno dei problemi che stiamo cercando di risolvere è il fatto che VirtualBox purtroppo va a cercare le virtual machine e gli hard disk in delle cartelle in particolare. Quindi finché noi lo teniamo su chiavetta USB non siamo ancora riusciti a dirgli gli hard disk sono là, il file di configurazione della virtual machine è là, vatti a leggere quello e non rompere i santissimi. E quindi sarà un problema che dobbiamo risolvere. Abbiamo provato anche con QEMU e con Box, solo che andavano estremamente lenti, quindi le prestazioni erano veramente, cioè era veramente inutilizzabile il tutto. E quindi per ora continuiamo sulla strada di VirtualBox, appena riusciremo a rendere portabile il tutto, insomma, saremo più che contenti. Se qualcuno ha qualche idea, bene, accetta. E un'altra cosa di cui volevamo parlare velocemente erano queste simpatiche schedine qua, che si chiamano Aria G25, che sono prodotte dalla Acme, prego? Sì, la sta inquadrando. Che sono prodotte dalla Acme Systems di Roma o Viterbo, non ricordo, comunque nel Lazio. E sono delle simpatiche board ARM con un processore da 400 MHz e 256 MB di RAM. E sui pin si possono collegare. Cosa fai vedere le batterie? Io faccio vedere tutto. Non serve. E sui pin che sono presenti qua intorno si possono attaccare tre USB, un Ethernet e un lettore di SD o micro SD a scelta. Qual è lo scopo? Lo scopo è far girare Debian con magari installato tutto quello che abbiamo installato qua, e renderla una specie di P-Box, una mini P-Box, come dicevamo a Marco. E insomma, può essere una cosa relativamente divertente. Queste qua non costano neanche molto, costano 29 euro l'una, e
la produzione, a differenza del Raspberry Pi, continua al ritmo di 500 pezzi al giorno, quindi non ci sono problemi di approvvigionamento. Se si riesce con le prestazioni, adesso dobbiamo ancora provarle, ma se si riesce con le prestazioni di questo affare a fare una piccola macchina dedita a privacy, anonimato e crittografia, pensiamo che potrebbe essere un progetto interessante. Adesso, insomma, chi vivrà vedrà, vedremo un attimo come procede la storia. Noi, per quanto mi riguarda, penso che abbiamo finito. Se ci sono domande, siamo qua. Magari ci presentiamo. Oh, no. Dai, io mi sono già presentato, se vuoi presentarti. Domande? Ci conoscono. Se non ci sono domande, noi anche vi salutiamo e ci vediamo fuori. Bene, non ci sono domande. Segreto che ci è stato chiesto dove siamo. Noi attualmente siamo presso il Tutti in Piedi in Piazza Canova a Mestre, nella laterale di Viale San Marco, di fronte al negozio Acqua e Sapone verso San Giuliano. E sì, beh, insomma, stiamo cercando di lavorare anche per trovare un posto un pochino più grande e vedremo come va a finire. Comunque siamo là. Per chi vuole, ci troviamo tutti i venerdì alle 21.